Buongiorno, benvenute e benvenuti tutti. Cominciamo qui appunto a introdurre questo. Magari alziamo la voce per non essere coperti dai lavori della sala accanto. Mi chiamo Mariangela Torrente e sono molto contenta di essere qui, onorata di questo invito, chiamata a introdurre, non a parlare di me o per me, ma a introdurre la testimonianza di Agnese Moro e Franco Bonisoli. Come mai ci hanno invitato a questa edizione del Festival della Dottrina Sociale? Perché l'esperienza intorno alla quale Agnese e Franco saranno testimoni con voi quest'oggi ha a che fare molto con le parole che costruiscono il titolo del festival di quest'anno, che è appunto costruire la fiducia, la passione dell'incontro, perché l'esperienza di cui con Anna Cattaneo siamo stati accompagnatori e testimoni è una storia che ha come protagonista l'incontro, un incontro molto difficile, un incontro impossibile, che pure è accaduto, ed è accaduto grazie alla fiducia che è stata offerta e che è stata costruita, incontro che è stato in qualche modo generato, ma che ha anche avuto come esito tanta passione nel suo doppio significato di sofferenza e di grande desiderio per qualcuno verso qualcosa. La storia, le peculiarità dell'incontro di cui sono testimoni oggi qui Agnese Moro e Franco Bonisoli è raccontata, e anche qui le parole si intrecciano, in un libro che è Il libro dell'incontro, edito dal Saggiatore, con la curatela di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato. E come probabilmente avete visto nel programma del festival, racconta appunto questa storia negli ultimi anni, lontano dai riflettori mediatici della scena pubblica, vittime e responsabili della lotta armata degli anni 70, hanno cercato insieme di ricomporre la ferita lasciata aperta da quegli anni sofferti, e questo è il libro del loro incontro. Quindi la storia dell'incontro che ascolteremo fra poco è una storia che affonda le sue radici in una fase molto difficile del nostro paese, è una storia che aveva lasciato molto irrisolto nella vita delle persone, nonostante la giustizia fatta dai tribunali, e quindi le sentenze, le pene inflitte, le sentenze di condanna ottenute. Storie che appunto avevano lasciato intatta la percezione che ciò non fosse stato sufficiente a fare giustizia, a ottenere giustizia. Erano rimaste domande di senso, la necessità di non vivere più dentro un passato che non passa, nella schiacciante, paralizzante condizione di avere fatto un male irrimediabile. Ecco, queste domande, questa sofferenza, questo restare bloccati in una situazione chiedeva spazio, chiedeva parola, spazio e parola che non avevano cittadinanza appunto nella giustizia penale. E l'incontro, gli incontri che queste persone, protagonisti di quegli anni, hanno avuto con appunto i curatori di questo testo, che sono i mediatori di questo percorso, avevano appunto trovato un centro di attenzione in Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato e Guido Bertagna, e quindi un percorso, la possibilità di un percorso in cui affrontare queste domande si è fatto strada a partire da un'esperienza, non da una teoria. Ecco che appunto la professionalità e l'umanità di Bertagna, Mazzucato e Ceretti ha consentito l'avviarsi di alcuni piccoli incontri e l'avvio di un'esperienza che, dicono i mediatori, si è imposta con una forza mite. È stato possibile avviare alcuni incontri per provare
a tentare una conoscenza e un dialogo tra questi soggetti così difficili l'uno per l'altro. E a partire da questi dialoghi, da questi incontri, prima individuali e poi con piccoli gruppi di persone, è nata la sfida di un tempo di condivisione in comune, e questo percorso di incontro si è arricchito di intere settimane di convivenza a cui sono stati chiamati a partecipare anche persone terze alle tragedie di quegli anni, prevalentemente giovani. Ecco perché quest'oggi siamo qui sedute a questo tavolo anche Anna Cattaneo e io, che abbiamo avuto il privilegio di essere coinvolti in questo percorso, abbiamo avuto il privilegio di essere chiamati ad accompagnare questo percorso, questa storia che si è snodata. Ecco, in questo tempo di convivenza comune, ecco, a proposito di parole, il tempo è un elemento molto importante, tempo e spazio sono due parole molto importanti per entrare in questa, nell'ascolto di questa storia, di questa testimonianza, perché un tempo comune, un tempo di convivenza comune ha consentito di costruire dentro a una comunità uno spazio sufficientemente protetto e stabile dentro cui le domande, il dolore, anche il rancore hanno trovato un luogo dove potersi esprimere, un luogo dove è stato possibile trovare e pronunciare parole altrimenti troppo difficili da formulare. Ecco, quelle parole sono state dette e sono state in qualche modo anche potute sopportare nella loro pesantezza, nel loro portato di sofferenza e di domanda. Questo tempo vissuto insieme in uno spazio, in un clima di libertà, di riservatezza e di ascolto, ha consentito a persone legate, unite da ciò che più divide, cioè la violenza, cioè l'ingiustizia, cioè la ferita, ecco, in questo contesto persone così distanti tra di loro eppure così tragicamente unite dal male commesso e ricevuto hanno potuto incontrarsi. E cosa vuol dire incontrarsi? Hanno potuto porre l'uno lo sguardo sull'altro e sostenere questo sguardo reciproco. E in questo modo l'uno ha potuto chiamare l'altro a responsabilità per ciò che era accaduto e l'altro è potuto rimanere davanti a quello sguardo che chiamava responsabilità e ha potuto assumerla, questa responsabilità, dentro un racconto, dentro una narrazione. La sto facendo troppo lunga e quindi cerco di sintetizzare. E quindi questo snodarsi di tempo vissuto insieme, di tempo e spazio, di vita comune quotidiana, dentro cui, ripeto, con molta semplicità ma anche con grande attenzione, con grande ascolto reciproco, ecco, dentro questo snodarsi di appuntamenti sono maturate cose molto significative, perché non solo sono fiorite, sono state pronunciate parole pesanti e poi sono fiorite parole nuove che potevano essere pronunciate insieme. E quindi c'è stato un passaggio attraverso questo percorso da un dolore patito e inflitto, un passaggio attraverso il riconoscimento della comune umanità. Lo ascolteremo credo tra poco, ma potersi incontrare, poter sostenere l'uno lo sguardo dell'altro, potersi dire delle cose ha consentito anche in qualche modo di uscire da ruoli fissi, cioè uscire dal ruolo della vittima e dell'autore del male che quella vittima ha patito. Ha consentito appunto di trovare, di incontrare la reciproca umanità, e questo ha consentito di cominciare a immaginare
percorsi comuni di fiducia. Questo incontro così difficile e così straordinario è accaduto appunto in questo clima di, intanto con l'intervento di persone terze, i mediatori appunto, in questo clima di riservatezza, di ascolto, di mancanza, di astensione dal giudizio, ed è un percorso che si è ispirato ai criteri, anzi è stata una vera e propria esperienza, sebbene molto singolare, perché questo lavoro, questo percorso è durato oltre 8 anni, quello che poi è confluito nel libro dell'incontro, ma da quel momento in avanti questa esperienza si è moltiplicata per cerchi concentrici, dicevo è ispirata ai principi della giustizia riparativa. Giustizia riparativa è un'espressione di cui si sente molto parlare ultimamente. Dobbiamo al governo che ha preceduto l'attuale la prima stesura nel nostro paese di una normativa organica della giustizia riparativa nel nostro paese. La giustizia riparativa esiste da molti anni e nonostante vi sia una significativa riflessione scientifica sulla giustizia riparativa, la giustizia riparativa nasce appunto dalla concretezza, dalle ferite delle persone ed è un modo di leggere, di interpretare i reati non tanto come trasgressione di norme quanto come diciamo così, in un'ottica relazionale. Il reato o comunque qualsiasi ingiustizia non è solo trasgressione di una norma, ma è lacerazione di una relazione. La giustizia riparativa, quindi, avendo questa lettura relazionale del reato, comunque del conflitto, delle ingiustizie, consiste nel dialogo tra la vittima e chi è indicato come autore dell'offesa, è un dialogo appunto fra vittima e autore dell'offesa attraverso il supporto di terzi mediatori preparati, un dialogo che in modo libero, volontario, riservato consenta di affrontare le questioni nate da quel conflitto, da quel reato, nell'ottica di voler reintegrare nel tessuto sociale, nella comunità, sia la vittima che la persona indicata come autore dell'offesa, laddove sia necessario anche con l'intervento e l'accompagnamento della comunità di riferimento. Ecco, questi principi sono quelli che hanno ispirato questa esperienza. Mi fermo perché i protagonisti di questo percorso sono qui con noi, sono Agnese Moro e Franco Bonisoli, lascio a loro la parola, non hanno bisogno di essere presentati, ma eventualmente lascio a loro una parola di presentazione se mai la ritenessero necessaria. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Di solito queste nostre conversazioni si svolgono, diciamo, in un clima un po' più rarefatto, chiamiamolo così, però mi piace che questo contesto in cui siamo collocati, no? Noi siamo in una sala, si sentono delle voci, si sente la musica, gente che passa, confusione. In realtà lo vorrei prendere come dire, un'immagine del problema con cui la giustizia riparativa si confronta e con cui si è confrontata la nostra esperienza. E, al di sotto o in mezzo a quella che è il rumore della vita normale, della vita che scorre, che si evolve, delle questioni, delle tematiche, c'è come un sottofondo molto più ampio di quello che può sembrare, un sottofondo che riempie anche tanta parte della nostra vita sociale, che è quello di un silenzio che grida. E questo silenzio è il silenzio delle persone che hanno subito dei torti e che questi torti li hanno ricevuti non dal destino, ma dalla volontà di altre persone di infliggere questi torti. E mentre si svolge una vita normale, dentro tanti di noi ci sono parole
che non riescono a trovare un modo di esprimersi, parole che diventano come qualcosa di solido dentro le persone che subiscono queste esperienze, che cristallizzano gran parte della vita di chi le ha subite in qualche cosa di statico, di fermo, che ci lega al passato, a un passato che non passa mai, che fa delle nostre vite qualche cosa di complicato, di isolato, di difficile. È interessante, secondo me, che sotto la superficie di cose che vanno bene, di vite che scorrono, c'è un altro linguaggio. La giustizia riparativa dà la possibilità a questo linguaggio silenzioso, a questo urlo che non si esprime, di trovare un modo per uscire dal chiuso delle persone e trovare, costruire qualche cosa, costruire, ricostruire relazioni, affetti e ricostruire vite. E questo è che io ho potuto, diciamo, avere da questa esperienza così lunga, così importante, che è basata sulla possibilità che persone così lontane come io, che ho subito il torto irreparabile, diciamo, di perdere mio padre, e una persona come il mio amico Franco, che ha fatto parte di coloro che questo torto in qualche maniera l'hanno organizzato, l'hanno inflitto, possiamo trovare un luogo in cui riguardare noi stessi, non come quelli di tanto tempo fa, non come quelli fermi in quello che è stato, io le ho prese, lui le ha date, ma come persone che con un atto di fiducia reciproca e fiducia nelle persone che gli propongono questa esperienza possono provare a dirsi delle cose, ad ascoltare delle cose, a superare i ruoli che il passato gli ha lasciato, e domandarsi se non ci sia un altro modo di guardarsi, se non sia possibile ritrovare un terreno comune, un'umanità che sembra perduta. Secondo me la cosa per cui è importante che noi in qualche maniera, anche così in maniera un po' dadaista come in questo caso, vi facciamo presente questa nostra esperienza, è perché in realtà, anche se non sembra, appena si crea la possibilità di mettersi in una stanza con una certa intenzione, è possibile improvvisamente per le persone tirare fuori tante cose terribili che hanno dentro di loro, tante cose che hanno vissuto e che senza questa possibilità resterebbero dentro di loro, seguiterebbero a fargli male. Io 3 giorni fa ero in carcere a Pavia, e invitata da Don Dario, che è un sacerdote di Pavia che anima un'attività in carcere che è fatta dell'incontro tra studenti universitari. Voi sapete che a Pavia è una città universitaria, quindi sono i collegi, sono tanti giovani che studiano tantissime materie differenti, e un gruppo di soprattutto giovani, altrettanti giovani che sono in carcere perché hanno fatto qualche casino, come diciamo a Roma, ecco, hanno fatto qualche cosa di male. Ed è stato tutto sommato così semplice che da un incontro io ero stato chiamato così a raccontare appunto questa storia, questa possibilità di tornare amici con persone, di diventare amici con persone che ti hanno fatto del male. Io raccontavo un po' queste mie cose e senza una grande
organizzazione, eravamo lì insieme e ci ascoltavamo. Loro ascoltavano me con attenzione, i ragazzi ascoltavano loro. Sono fluite storie, ognuno di loro ha tirato fuori una storia della, che era alla base delle scelte sbagliate della sua vita, storie che erano fatte di persone care che avevano perso perché gli erano state uccise, persone che erano state vittime di un incidente stradale e che quindi non avevano più potuto mantenere delle promesse che avevano fatto: starò sempre con te, non ti lascerò mai. E da parte di questi ragazzi che vengono da tante parti del mondo c'è stata, mi dicono, per la prima volta la possibilità che queste storie di vita diventassero non solo un loro vissuto, ma anche un qualche cosa che riguardava tutto quel gruppo, e non solo tutto quel gruppo delle persone che stanno in carcere, che pure non conoscevano reciprocamente queste storie, ma anche degli altri, dei ragazzi, diciamo così, normali, dei ragazzi liberi, quelli che stavano lì perché studiavano. E anche da parte dei ragazzi normali, imprevedibilmente, dico ormai sempre tra virgolette, imprevedibilmente sono venute fuori storie altrettanto tragiche. E quel momento è diventato un momento di fiducia e di incontro da tutti noi. Ognuno di noi si è portato via a casa la sofferenza e il dolore di quelle altre persone di cui ha ascoltato le storie, e ci siamo domandati che cosa se ne fa di questo dolore. Loro hanno un po' queste riflessioni filosofiche, no? Questi grandi temi della vita in questo loro incontro settimanale che fanno, e cosa ne facciamo noi del dolore degli altri? Intanto, già se lo conoscessimo, se al di là dei rumori che ci giungono avessimo l'idea che c'è un urlo silenzioso che se trovasse un posto potrebbe esprimersi, sono convinta che tante della nostra vita così difficile potrebbe cambiare. Per questo forse per noi è interessante dirvi: oh, guardate, noi siamo partiti da distanze abissali. Per me, Franco e tanti altri che hanno partecipato a questo percorso, nella mia testa sono stati dei mostri. Per tantissimi anni della mia vita, per 31 anni, hanno abitato la mia testa alimentando sentimenti terribili, riproponendomi ogni giorno questa storia così drammatica, così tragica, che ha toccato tanto la mia famiglia, tanto da stravolgerne la vita, e ha toccato tanto anche questo paese, stravolgendone in gran parte la vita. Eppure Franco per me e tutti gli altri sono degli amici, perché insieme, maturando un po' di fiducia reciproca, maturando un po' di passione per la voglia di incontrarsi, abbiamo ritrovato dietro quelle differenze le cose simili, l'umanità, abbiamo incontrato reciprocamente il nostro dolore, e questo ha creato dei ponti. E allora forse quello che noi con molta semplicità vorremmo, io penso, comunicarvi pure in questo insieme così, così rapido, diciamo, è il fatto che davvero non c'è niente di irreparabile. Di irreparabile ci sono certamente le persone che non ritornano, il passato non lo puoi cambiare, però puoi cambiare quello che quel passato significa oggi. Puoi cambiare il fatto che l'inimicizia non è una malattia mortale, non è una cosa che ti viene data per sempre, che per sempre ti devi prendere, e che vite che sono state così distorte da cose così drammatiche possono anche
invece ritornare ad essere vite buone. A me la cosa che aveva tanto colpito di loro, di Franco poi in particolare, era questa idea che pur avendo fatto delle cose tanto gravi, tanto terribili, tanto irreparabili, io mi ero resa conto, conoscendolo, parlandoci, ascoltandolo soprattutto, che l'umanità non va perduta. Non è che perché tu l'hai fatta grossa necessariamente quell'umanità non c'è più. E nella sua storia, come nella storia di tanti altri, c'è segnato come quella umanità può riprendere fiato, e sono sempre incontri, no? Tutto sommato sono sempre incontri che ci fanno tornare in noi stessi. E quindi sì, tutto sommato io credo che questo lavoro che noi abbiamo fatto per noi, io l'ho fatto per me perché avevo capito che ero messa in una situazione brutta, cioè io avevo cercato di inglobare dentro di me tutto lo schifo di quell'esperienza, di quella vicenda di mio padre, l'uccisione delle care persone della scorta, l'indifferenza delle autorità nei confronti del destino di mio padre, e tutte anche le cose cattive che in quei giorni sono state dette di lui, la sua morte e il desiderio che questa morte potesse essere invece tornare a vantaggio di coloro che non l'avevano impedito. Tutto questo era inglobato dentro di me, io mi sentivo un po' un insetto chiuso in una goccia d'ambra, una goccia che speravo potesse conservare tutto dentro di me, non farlo arrivare a nessuno. Invece purtroppo quando noi abbiamo dei dolori così gravi e abbiamo subito dei torti così gravi, possiamo anche stare zitti, possiamo non dire una parola, ma purtroppo quei sentimenti arrivano e seguitano a comunicare rabbia, odio, lontananza anche a persone che quelle storie non le hanno vissute, ma che le ricevono attraverso il nostro silenzio. E questi silenzi, se li moltiplicate per le tante persone che vivono in una società, fanno di noi qualche cosa di moltiplicatore di conflitti. E tutto questo si può, per me è stato possibile superarlo perché qualcuno ha avuto la gentilezza e la pazienza e il coraggio di avvicinarmi, di farmi una proposta. C'è un luogo dove puoi parlare con loro, dove loro possono parlare con te. E io ho avuto fiducia in queste persone perché ho capito che per la prima volta dopo 3 decenni dalla morte di mio padre c'era qualcuno che non aveva paura del mio dolore, che aveva la possibilità di non aveva paura di toccarlo, non aveva paura che questo si esprimesse in un luogo semplice, in un luogo dove ci sono poche regole, che sono il rispetto reciproco, il fatto di andarci volontariamente e il fatto che tutto resterà riservato finché lo si desidererà. Si possono guarire le ferite. Noi è capitato tante volte, andando anche nelle scuole, che finite questi incontri poi ti trovi a fare la fila davanti al bagno e questi ragazzi 17, 18, 20 anni ti elencano le esperienze di violenza che sono passate già nella loro vita e tu però gli puoi dire, invece di restare dentro, guarda che però una strada per riprendersela questa vita ci sta. E quindi forse è solo questo per noi, almeno per me, la cosa importante. Voi nel libro, se vi interessa, potrete trovare tante cose che raccontano di come questo si è svolto, del tanto tempo che abbiamo passato insieme, delle settimane che abbiamo vissuto facendo tutto insieme, discutendo, parlando, pulendo i pavimenti, lavando le pentole, litigando. Però ecco, per me quello che vi vorrei dire è che
che è un altro modo per uscire dal male possibile, e ci si possono poi trovare anche cose insperate come amicizie meravigliose e l'idea importante che quel male che sembra così onnipotente quando tu lo subisci, alla fine non è detto che debba avere l'ultima parola, perché noi ci dovremmo sputare in un occhio, invece siamo qui insieme contenti. Grazie. Buongiorno a tutti. Devo ripetere. Buongiorno a tutti. Sì, ieri sera a Agnese eravamo in un paese vicino a Como, una conferenza, un incontro, testimonianza, il cui titolo era L'incontro impossibile che è diventato possibile. Ed effettivamente, già dal fatto stesso che noi siamo qui, è già una testimonianza di questo, e Agnese ha già spiegato, mi sembra in modo ampio, il significato di questo nostro incontro. Vabbè, io non so, faccio un po' fatica a parlare in questo contesto. Mi fa piacere che Agnese abbia trovato invece una dimensione di questo contesto fieristico. Io faccio molta difficoltà invece, perché non ho di fronte a voi, che non conosco nessuno, non so quali siano i vostri percorsi, non so cosa vi aspettiate. È curiosità, è interesse, avete le storie, insomma, non so con chi riesco a comunicare. E quindi adesso vi dirò due cose di me, ma poi vi anticipo subito che mi piacerebbe che almeno uno di voi, se non di più, facessero qualche domanda, così riesco a capire che quella è la misura dell'interesse. Che abbiamo le TV, le fotografie, tutto, ma non è questo che... Io sono 32 anni che faccio delle testimonianze, prima da solo e poi insieme, amici come, oggi posso usare anche io la parola amici, come Agnese e tanti altri che hanno, qui abbiamo fatto questo percorso del libro dell'incontro. Però cerco sempre di sapere più o meno prima, cioè, dove va. Il tema è questo, parto da questo tema, dal tema vostro, costruire la fiducia alla passione dell'incontro. Io vorrei cominciare a incontrare anche voi, ecco, non solo guardare, cioè conoscere. E forse mi viene più facile raccontare un po' della mia storia, di cui, giusto per dare qualche informazione, chi magari, ha detto Mariangela, ha detto loro sono già conosciuti, magari qualcuno poi non ci conosce così tanto, io ho fatto parte delle Brigate Rosse negli anni 70, a 19 anni ho fatto la scelta della clandestinità, a 23 anni sono stato arrestato, ho fatto carcere duro, durissimo, a 28 anni ho pensato che di fronte all'idea del fallimento della lotta armata la mia vita dovesse dovesse finire con la storia con la storia della lotta armata. Ho fatto uno sciopero della fame spinto alle estreme conseguenze insieme a pochissimi miei compagni di pena, e chi mi ha salvato la vita è stato un cappellano, un prete del carcere di Nuoro, che andando controcorrente in modo scandaloso, possiamo dire oggi, a quello che era il sentire comune di allora, ha osato a chiamare quelli che erano sulle prime pagine dei giornali i peggiori criminali del tempo fratelli, e ha agito in favore nostro. Per me c'è stato un passaggio nella vita, è cambiato un po' l'ambiente, questo ha smosso addirittura il gesto di un piccolo uomo, di un cappellano, di un carcere, di una città come Nuoro in Sardegna, è riuscito a smuovere addirittura i politici che hanno cominciato a fare dei passi in avanti. Nell'arco di poco tempo sono passate due leggi che hanno fatto cambiare proprio il volto sia del carcere, con la legge di riforma penitenziaria dell'86, cosiddetta legge Gozzini, e con la legge per chi si dissociava dalla lotta armata, anche ad abbassare completamente nel giro brevissimo quello che è stato il fenomeno della lotta armata fino a esaurirlo.
Io da questo percorso sono uscito, ho pagato i miei anni di carcere che lo Stato mi aveva comminato e quindi ho pagato il mio debito con lo Stato, ho cercato come debito di coscienza che comunque mi rimaneva quello di cercare di ricostruire qualche cosa attraverso la ricerca di un dialogo con le persone a cui noi avevamo fatto dei danni irreparabili, irreversibili. Come diceva prima Agnese, persone che sono morte non ci sono più. E quindi cosa fare? Sono passato attraverso delle crisi molto profonde e finché sono riuscito, aiutato anche da incontri importanti, significativi che ho avuto, a iniziare un percorso anche di dialogo. Uno dei punti, dei momenti chiave sono stati il 2008, quando è stato un primo incontro, diciamo, che ha dato l'avvio a quella che è stata l'esperienza riassunta appunto nel libro dell'incontro e che ci ha portato a un dialogo e a un confronto talmente forte, talmente profondo, che è andato ben al di là di quelle che erano le mie aspettative o i miei propositi, quello di avviare, come dicevo prima, un dialogo di comprensione umana, che almeno ci fosse una possibilità di dialogo per lenire forse qualche ferita, qualora fosse stata accettata. Questa possibilità si è data e si è sviluppata in modo molto grande. E allora, quando abbiamo iniziato a incontrarci, noi non parlavamo di giustizia riparativa, io non sapevo neanche cosa fosse, io pensavo solo all'incontro, alla passione e alla profondità dell'incontro. E questo c'è stato. Abbiamo superato tante cose, siamo cambiati. Come dicevi ieri sera, Agnese mi ha colpito, diceva appunto che il dolore è stato il punto d'incontro più importante e il dolore ti può allontanare, ma a noi ci ha aiutato a creare dei ponti e a trasformarci. Io non avrei mai immaginato, dopo quella che è stata la mia esperienza, di trovarmi ormai frequentemente con Agnese e con altri a raccontare la nostra storia. Agnese prima ha usato la parola amici, a me sembrava impossibile, ma non impossibile perché non lo desiderassi, ma perché mi sembrava troppo irraggiungibile che tra storie così incommensurabili come le nostre si potesse creare non solo un dialogo continuo e profondo, ma addirittura raggiungere dei livelli di comprensione così profonda da definirla amicizia con la maiuscola. E allora ritorno un po' a quello che è stato la presentazione di queste vostre giornate, di una società divisa, di scontro, c'è la guerra, c'è continua competitività. Diceva ieri sera un ragazzo che ormai nel mondo del lavoro la solidarietà non si sa più cosa sia. Finisce il rapporto col tuo collega di lavoro nelle 8 ore, poi basta, non c'è più niente. E quindi di fronte a questa aspetto negativo che c'è, è stato di andare a cercare poi tante esperienze positive e che mi sembra che sia un po' il tema che voi state svolgendo in questi giorni. La nostra è stata proprio questo e l'abbiamo vissuta, la stiamo vivendo, vedendola come una possibilità e sperando che questo si possa essere accolto nel campo delle relazioni anche normali. Ne parlava adesso Agnese, potremmo parlare anche quando andiamo a parlare nelle scuole, di incontri, quello che ci dicono i ragazzi. E vale per tutti un dialogo tra due, dopo parlavamo noi su un palco di fronte a tanti ragazzi, due davanti dicono beh, ma allora io ascoltando loro dovrei andare da quella testa di cavolo del mio vicino di casa con cui ho litigato
e andargli a parlare, magari chiedergli pure scusa. E l'amica che era lì vicino gli dice: beh, se ci sono riusciti loro, ci può riuscire anche tu. Questo penso che sia il senso più profondo dell'esperienza nostra della giustizia riparativa. Le nostre esperienze sono esperienze che mi auguro siano irripetibili per ciò che hanno generato all'inizio, ma che sia possibile invece nella vita quotidiana una qualità diversa delle relazioni. Noi quindi non, quando parliamo delle nostre esperienze, non andiamo a voler insegnare niente o proporre ricette, come la giustizia riparativa oggi risolve tutto. La giustizia riparativa, è stato detto anche qui, è stato un percorso complesso, duro, difficile. Ora siamo qua in amicizia, ma i primi incontri sono stati molto difficili. Ci siamo detti delle parole che potevano essere inascoltabili per l'altra parte e viceversa, ma però abbiamo avuto il coraggio e la forza di dircele e di ascoltarci. Non c'era la prerogativa di dire: io voglio condividere, tu devi condividere la mia storia, io devo condividere la tua. No, c'è il fatto: io ti dico la mia e tu mi dici la tua, e quantomeno nel rispetto reciproco ci ascoltiamo, e questa è stata la base di tutto. Cosa dire di più? Avrei tante cose da dire, da spiegare, ma ritorno al discorso che ho fatto all'inizio. Io vorrei che qualcuno di voi, mi piacerebbe, che facesse qualche domanda, e forse anche questo incontro inizia anche un po' più tra di noi. Quindi per il momento vi ringrazio di averci invitati, di averci ascoltato, e sono qui a disposizione. Dopo di me possiamo aprire lo spazio per le domande. Allora, io di solito quando faccio questi incontri insieme ai testimoni sento il bisogno di dire grazie. Innanzitutto grazie per questa esperienza che per me è stata come una grazia nella mia vita, e grazie ogni volta che li sento parlare, perché mi rendo conto di quanto sia emotivamente impegnativo per loro ritornare su questa vicenda continuamente. Eppure sento il grande servizio che stanno facendo all'umanità e a noi tutti. Perché se io immagino il mondo come dovrebbe essere, per me dovrebbe essere così. La possibilità di attraversare il male, di trasformarlo, superarlo e ritornare a stare insieme. Davvero si può uscire dal male con il bene. Questa esperienza è stata un percorso, è un percorso innanzitutto come passare attraverso appunto l'incontro col male, col dolore, con l'altro difficile. Un percorso che ha chiesto tempo, come tutti i percorsi di giustizia riparativa chiedono. C'è la possibilità di aspettare i tempi delle persone. Quando le persone si sentono pronte per fare questo passo. Quindi non c'è nessuna forzatura nella giustizia riparativa e non c'è stata nessuna forzatura in questo incontro. Sono stati rispettati i tempi, ci è voluto molto tempo, non solo per gli anni che sono passati, ma anche per la qualità del tempo che ci siamo dedicati. Come diceva prima Agnese, lei stessa, per entrare a far parte di questo gruppo, è stata corteggiata. Passatemi questo termine. Se non fosse stato per Guido Bertagna, un gesuita, persona straordinaria, che per giorni, mesi, anni ha tenuto sentita Agnese finché lei si è sentita di fare questo salto. Salto che ha cambiato, come dice lei, in modo decisivo la sua vita. È stato un percorso faticoso e coraggioso, perché è stato un percorso senza sconti. A volte uno pensa che la giustizia riparativa sia una scorciatoia, invece è una allungatoia, è un percorso molto più difficile, molto più impegnativo,
è un percorso che chiede a ciascuno di mettersi di fronte all'altro, quell'altro che mi ha fatto male, quell'altro a cui ho fatto male, di guardarlo negli occhi e di accettare le domande scomode. Io mi permetto sempre di portare degli esempi che magari dovrebbero raccontare loro, ma che per me sono stati significativi e per me fanno un po' la differenza. In uno di questi primi incontri, come diceva Franco, incontri difficilissimi, io ricordo che a un certo punto Agnese disse: ma voi quella mattina, quando andavate a uccidere mio padre, o comunque a rapirlo, come avete fatto a mettere i piedi giù dal letto, togliere il pigiama, vestirvi, fare colazione? Ecco, queste sono le domande scomode che dentro questo percorso sono state fatte, hanno trovato casa, hanno trovato un luogo dove poter essere dette. Esattamente quell'urlo silenzioso di cui parlava Agnese, la possibilità di gridare, di urlare il proprio dolore, il proprio perché. Chi subisce un'ingiustizia ha sempre dentro un perché. Al tempo stesso anche chi ha subito del male ha la possibilità di toccare il dolore di chi ha fatto male, perché anche chi ha fatto male ha un dolore che porta dentro e questo va incontrato, perché appunto, come dice Agnese, non è solo un mostro, è una persona che è ricca di un'umanità che va riscoperta. Dico che è stato coraggioso perché alcune persone durante il percorso non ce l'hanno fatta e hanno scelto di fare un passo indietro, perché per loro stare continuamente di fronte a questo volto che interpella era insopportabile, non era sostenibile. Quindi hanno fatto un passo indietro e questo è stato possibile ed è stato anche custodito nella legittimità. Un percorso inoltre che è stato aperto. Aperto perché, come tutti i percorsi di giustizia riparativa, sono percorsi aperti e creativi. Non iniziano mai con un progetto scritto a tavolino, per cui bisogna che le persone poi assecondino il progetto. In realtà sono percorsi che si fanno passo dopo passo, per cui anche l'idea del libro è nata proprio dentro questo confronto, questo dialogo, e poi ha generato quello che ha generato. È come se appunto fosse un'esperienza generativa che si apre strada facendo. È un percorso di ritrovata umanità. Appunto, come dicevo prima, dietro la maschera del mostro, il volto di un uomo padre, di un marito, di un lavoratore. Ancora una volta ricordo un racconto di Agnese, quando aveva visto la prima volta Franco. Franco raccontava che in carcere i pochi permessi che aveva li utilizzava per andare a parlare con gli insegnanti di sua figlia. E questo particolare aveva commosso particolarmente Agnese, che diceva: ma che bello che un padre vada a parlare con gli insegnanti della propria figlia. Questo significa che lui ha un'umanità dentro, c'è qualche cosa che risuona con le mie corde. Quindi non solo un mostro, la capacità di togliere questa maschera e di scoprire queste riserve di umanità. Scoprire che i pozzi della nostra umanità non sono del tutto avvelenati dal male, ma che dentro di noi c'è qualcosa di bene che resiste e quel bene va recuperato. È da quel bene che bisogna ripartire, da quell'umanità. Questo non solo per curare il passato, recuperandolo anche nella sua bellezza. Sempre Agnese, ma anche le altre vittime, dicono sempre che quando succede un gesto così traumatico, si subisce il male, quel gesto sporca e ruba non solo il futuro, ma anche il passato. Perché quel passato è come se non ci fosse più, diventa indicibile, non si riescono più a guardare le fotografie dei propri cari strappati. Allora, come si fa a recuperare quel passato e aprire un nuovo futuro? È stato un percorso di valore e di valori ritrovati nella loro purezza.
E qui, senza alcuna retorica, vorrei riprendere alcuni valori che sento che davvero sono la cifra di questi percorsi. Io, oltre al fatto di aver accompagnato questa esperienza, mi occupo di mediazione e di giustizia riparativa e ho la fortuna di incontrare tante storie. E so che questi percorsi recuperano il tema della libertà. La libertà che è innanzitutto la libertà di starci dentro o di non starci. Nessuno è obbligato a stare in questi percorsi. Quindi è un percorso libero, senza imposizioni, senza obblighi. È una scelta libera e consensuale. Libertà anche come atto di liberazione dal male e dalla violenza. La possibilità di prenderne le distanze. A un certo punto del percorso, Franco e gli altri autori della lotta armata hanno scritto una bellissima lettera alle vittime, nella quale scrivevano: noi prendiamo assolutamente le distanze dalla violenza. Quello che abbiamo fatto è assolutamente sbagliato e vogliamo che questa cosa non riaccada mai più. Dire questo è un profondo atto di libertà. È la possibilità appunto di fare una scelta libera, ma anche libertà dai pregiudizi, dal desiderio sempre di avere ragione, di difendersi, di giustificarsi, mollare completamente la presa, stare in presenza dell'altro esposti, nudi, riconoscere la propria debolezza, riconoscere la propria colpa. E libertà anche come atto di responsabilità e di riparazione. La possibilità di trovare una forma, un modo per essere responsabili dell'altro. E qui le forme sono state anche molto creative e infinite. Ricordo uno del gruppo che come forma di riparazione accompagnava ovunque ci trovassimo in Italia. Si prendeva la briga di accompagnare uno dei testimoni a casa tutte le volte che finiva l'incontro, anche se casa sua era dalla parte opposta. Questa era una forma di riparazione per lui, materiale e simbolica, per dire che in qualche modo voleva fare un gesto riparatorio verso l'altro. Il secondo valore è la speranza, che si dischiude poco a poco come qualcosa di possibile nelle nostre vite solo quando abbiamo fatto l'esperienza di perderci completamente, senza più nulla che resiste. E rispetto a questo vorrei leggervi una piccola testimonianza, uno dei testimoni. E se avessi sbagliato tutto, se mi fossi sbagliato su tutto, è solo quando siamo senza scampo, quando non c'è più possibilità di riparare, di rimettere le cose a posto, solo quando c'è la percezione profonda che potrei aver sbagliato tutto, solo lì c'è la possibilità della speranza. È una convivenza paradossale ma fecondissima. È l'idea che noi abbiamo nella nostra lingua comune questa espressione: non tutto è perduto. In realtà l'esperienza fatta qui dentro è che nulla è perduto. Cioè che tutto si può recuperare in modo nuovo. E qui voglio citare Agnese, sempre in questo libro che se avete modo di comprare e leggere ne vale la pena, quando dice: è come avere dentro un elastico, si va avanti, si cresce, si invecchia. Si ha una vita professionale, sociale, affettiva, ma non si è interi. Qualcosa di importante di sé è fermo a quei fatti. L'elastico si è allungato e ci ha lasciato la possibilità di arrivare fino ad oggi. Ma ogni istante un'immagine, un pensiero, un profumo, un luogo possono far scattare l'elastico e riportare istantaneamente indietro. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso. Cosa farà questo elastico? Continuerà a tendersi all'infinito e non potremo mai più essere liberi dall'orrore e dalla morte? Bisogna sciogliere l'elastico, delicatamente, senza perdere nulla.
né di ieri né di oggi. Bisogna ricordare perché lo si vuole, per amore. La fiducia, che è proprio il titolo del vostro, di questo festival, che si costruisce in questo riconoscimento reciproco, che accetta sé e l'altro in questo gioco di luci ed ombre. Ci riconosciamo tutti portatori di ombra, non soltanto chi ha fatto del male, ma anche chi l'ha subito. Questa possibilità, appunto, di riconoscere questa fiducia che rinasce da quelle riserve di umanità che ritroviamo nell'altro, è da lì che ripartiamo, è quella la scommessa della fiducia possibile. E l'umiltà, l'umiltà che da humus, terra, che è la caratteristica, secondo me, più bella e più dirompente dei mediatori, di chi accompagna questi percorsi. I mediatori si fanno sfondo per lasciare emergere le persone che hanno davanti. Creano le condizioni perché l'incontro si realizzi e diventi possibile. Ma i mediatori lasciano la presa sul bene e sul male. Anche se entrano in ogni incontro con la speranza che quell'incontro sia possibile fra le persone, non hanno mai l'intenzionalità di far fare la pace. E guardate che questa è una cosa di una impotenza, se vogliamo, ma anche di una bellezza infinita, perché allora le persone sono davvero protagoniste delle loro storie e non si sentono forzate, ma si sentono ascoltate in profondità e trovano davanti delle persone capaci di sintonizzarsi con l'anima delle persone e con quelli che sono i loro tempi, i loro passaggi, le loro possibilità. Quindi mediatori che si fanno casse di risonanza, pure casse di risonanza e strumenti generativi di per sé, solo per il fatto di essere lì, in quel modo lì. E da qui è nata l'esperienza straordinaria, che hanno citato anche questa parola che è ritornata prima più volte, dell'amicizia. Diverse volte Agnese diceva di come questa esperienza le avesse fatto ritrovare e riscoprire la tenerezza sociale. Ecco, io dico che l'amicizia è proprio il valore grande che è uscito da questa storia, da questa esperienza fatta insieme, come un legame forte, viscerale, che avete potuto anche vedere da alcuni gesti e da alcuni sguardi di Franco ed Agnese. Penso che la cosa più bella che è successa oggi è quella mano che Agnese ha messo sul braccio di Franco. Bastava quello per dire il valore di quello che abbiamo vissuto. Tutto il resto può anche essere dimenticato, ma quel gesto rimarrà, perché quel gesto è la sintesi di questa, di questo possibile incontro che è anche corporeo, che è fatto di carne, proprio come il male è qualcosa che riguarda il nostro corpo, così anche il bene. Da questo percorso ho imparato che fare la pace si può e che questo dipende da ciascuno di noi. Grazie. Capite la potenza di questa esperienza nella vita, per la vita delle persone, per i legami tra le persone. Però ecco, mi sento di dire, prima di aprire a un intervento programmato che mi pare ci sia, ma prima di aprire alle domande, vorrei dire anche che questa esperienza, questo modo di affrontare i conflitti attengono non solo appunto alle relazioni interpersonali, ma queste esperienze attengono a un modo di vedere la giustizia per una democrazia che è la democrazia che è ospitata dai principi della nostra Costituzione. Mi preme dirvi questo perché questa esperienza, questi modelli, appunto, che consentono alle persone di riaprirsi al futuro e alla speranza individualmente e comunitariamente, queste esperienze offrono una proposta
anche sul piano sociale, anche sul piano della convivenza organizzata. E appunto sono proposte che stanno dentro a una democrazia così come la nostra Costituzione disegna. Grazie. Direi che appunto se ci sono delle domande, se ci sono degli interventi, vi aspettiamo. Ecco che funziona. Funziona. No, io tanto grazie a tutti per queste. Sono arrivato un po' in ritardo, ma senza entrare, no, nella. Perché siamo qua a parlare dell'incontro. Però, Franco, io volevo farle una domanda perché da una vita che ce l'ho lì. Lei prima parlava che si è a un certo punto ha deciso di dissociarsi dalla lotta armata. Siccome io, insomma, più o meno, forse sono più giovane, non so, io del 57, però siamo lì, no? Abbiamo vissuto nello stesso, gli stessi sentimenti, abbiamo, quel tempo era quello lì dove comunque c'erano delle tensioni, eccetera. Però io non ho mai capito, cioè lei si è dissociato, come lei, magari qualcun altro, credo, però vuol dire che prima si era associato alla lotta armata. Allora, è una domanda che forse esula dal discorso dell'incontro, però io mi sono sempre chiesto, allora, uno si associa alla lotta armata, vuol dire che fa tutto un ragionamento, un pensiero, un progetto sul futuro, credo anche, no? E compie un atto di questo tipo. Fatto il primo, perché io non so, lei era presente quella mattina di marzo, no? Del 78 mi pare, e non so se era stato presente prima ad altri momenti di questo tipo o forse anche dopo. Allora, vuol dire che uno ha una decisione, cioè dentro di sé c'è qualcosa di estremamente importante che ti porta a fare questo tipo di percorso, che credo possa avere lo stesso peso di quello che dopo ti porta a fare quel giro di cui parlavate. Io sono arrivato, ripeto, un po' dopo, non ho sentito la signora Agnese, però credo, quindi ho sempre avuto in testa sta roba qua, ecco, di capire come potevate pensare che quel mondo là si poteva cambiare così. Già. Allora, come si vede, sono un prete. Il tempo della mia formazione, io sono stato ordinato nel 77, nel tempo della mia formazione in seminario, corso di sociologia, il professore mi assegnò come compito ricostruire per quello che era possibile in quegli anni, diciamo, la rivolta armata, ecco, i vari gruppi del terrorismo italiano, per cui a partire da Toni Negri, che ho incontrato varie volte, quindi questo studio fatto, però insomma, pensate, fatto da dentro un seminario, quindi un luogo molto protetto, almeno per quel tempo. Poi ordinato la mia attività, continuo gli studi e per quello che riguarda la licenza in filosofia ho scelto come tema quello del perdono. E non potevo non riprendere in mano alcune delle tematiche citate, il perdono come fatto interpersonale, ma anche come la sua ricaduta sociale, ma anche la difficoltà tra una giustizia che viene data a nome di uno Stato, di una società,
e il perdono, che è sempre un fatto interpersonale. Ecco, allora la domanda che sempre mi è girata ad Agnese, scusa la brutalità della domanda, no? la franchezza, sei riuscita veramente a perdonare? O quando, meglio ancora, quando per la tua esperienza puoi dire, si può dire fino in fondo, ecco, io ho perdonato, perché è realmente un gesto che segna una cesura tra un prima e un dopo in maniera radicale. È come dire, ricostruisco l'altro, lo rimetto in piedi, gli riconsegno la vita. Adesso, al di là dell'esperienza personale, però in fondo è così, no? E questo credo sia poi quello che si consegna agli altri, perché facciano proprio questa stessa esperienza, che è un'esperienza realmente profonda di ricreazione dell'altro. Grazie, scusa se la... Ecco, lo faccio bene. Faccio prima. Quante ne facciamo? Grazie per il vostro intervento. Io sono André. È acceso? Più così. Adesso mi sentite? Allora, vi ringrazio molto per il vostro intervento. Vabbè, mi presento brevemente. Io sono Andrea e ho 28 anni. E quindi sono nato in un anno, in un periodo completamente diverso da quello che è stato quello della vostra formazione, della vostra prima esperienza anche politica. E mi capita spesso anche di confrontarmi invece con mio papà, che è del 54 e che quindi ha vissuto il mondo che avete vissuto voi. E, tra l'altro, mio papà da giovane era iscritto alla DC, ed era iscritto alla DC perché come cattolico, come dire, sentiva questa appartenenza politica come un modo per impegnarsi attivamente nel mondo. Oggi questa realtà è completamente cambiata. Io non voglio parlarvi tanto della questione politica, però vi faccio una domanda partendo un po' dalla mia esperienza personale. Io quando mi trovo al lavoro con i miei colleghi, magari spesso capita, non so, di confrontarsi su cose che sembrano rifarsi un eterno presente. Cosa hai fatto nel fine settimana? Cosa fai stasera? Come se mancassero le domande di ampio respiro. Io vorrei chiedere a voi, che avete vissuto in un tempo in cui c'era probabilmente un maggiore respiro, anche come sogni, anche come attese, al di là di quello che è stato l'esito, come si può trovare oggi questo senso di respiro in una realtà anche lavorativa che di fatto ti spinge quasi soltanto all'efficienza, e in cui anche la prospettiva nostra di giovani è quella quasi solo di un presente che è soltanto questo, senza una prospettiva di lungo periodo? Buonasera, sono Mauro. Il Monsignore mi ha fregato la domanda sulla parola perdono, perché penso che da tutte e due le parti sia vincolante. Un'altra domanda che volevo fare è, ha parlato di un incontro con un cappellano che le ha cambiato un po', cioè avete quel click lì, mi interessava, ecco, che attraverso quell'incontro la tua vita magari ha avuto uno sguardo diverso. Grazie. Buonasera, grazie mille per la vostra presenza. Cercherò di essere brevissima perché vedo che le domande sono già molte. Ci dica il suo nome. Eliana. Tornerei a quei primi incontri che avete definito molto duri. Ma per questo motivo, perché mi chiedo
quali sono stati e quali sono gli ingredienti che non possono mancare dal vostro punto di vista, dalla vostra esperienza, affinché non ci si fermi a quei primi incontri, ma si possa andare avanti e quindi giungere ad un esito come quello che voi ci state presentando. E poi mi scuso per l'ignoranza, perché magari anzitutto forse l'avete detto all'inizio, anch'io ho perso i primi minuti, però esistono molti percorsi di questo genere, nel senso molte possibilità per vittime di cose così dure, appunto, proprio in un'ottica di sapere per il futuro c'è speranza che questo diventi anche che queste esperienze diventino anche più diffuse. Grazie. Buonasera, sono Teresa, ho 34 anni e volevo fare una domanda a ciascuno dei due testimoni, oltre a ringraziarli della loro presenza qui. Volevo chiedere al signor Franco come si fa nel momento in cui si sta cambiando a trovare la forza di sostenere lo sguardo giudicante degli altri laddove il giudizio non è sempre positivo. E volevo chiedere alla signora... Sì, come si fa a sostenere lo sguardo giudicante degli altri laddove non sempre questo sguardo dà un giudizio positivo? E poi invece volevo chiedere alla signora Agnese se le persone intorno a lei, le persone a lei più care, l'hanno sostenuta in questo percorso di dialogo oppure temevano per lei o dimostravano un maggior scetticismo di lei nell'incontro con l'altro e quindi con il signor Franco. Grazie. Cominciamo a rispondere perché altrimenti ci dimentichiamo le prime domande. Ok, allora la prima era rivolta a me, Alberto, la cosa è molto semplice, ormai è una questione che appartiene alla storia. Gli anni 70, ci sono molti giovani, magari avevano studiato qualcosa, mi auguro, dal 68 in poi c'è stato grande fermento, ma la cosa fondamentale è che in quegli anni di grande fermento, in cui il mondo era diviso in due blocchi, Russia e America, quindi in contrapposizione con tutte le riproduzioni che c'erano a livello nazionale, dove spesso volentieri è una visione manichea del mondo ancora, una cultura dove c'era divisione tra amici e nemici, buoni e cattivi, proletari e padroni, no? Si stava di capire dove scegliere, dove stare. Spesso c'era una forte tendenza alla polarizzazione. E grandi movimenti giovanili, come nascevano? Nascevano, era così, c'era un grande senso, probabilmente una trasformazione sociale, i sociologi ne hanno parlato tanto, insomma, ognuno ha dato le sue spiegazioni, di fatto io l'ho vissuta come un grande evento che ti spingeva e che ti portava a domandarti, ecco, cosa passare, come finire il fine settimana, tanti si viveva così, oppure qualcuno si poneva a dire, di fronte alle ingiustizie che senti nel mondo, come io mi colloco di fronte a queste? Faccio alcuni esempi. La guerra del Vietnam, lontana, lontanissima, ma la sentivi dentro. E la fame nel Biafra, e questi bambini che magrissimi facevano in televisione, la sentivi dentro. E allora di fronte a quello tu potevi scegliere, poi alla sera andare a pensare al sabato sera andartene in discoteca o trovarti con degli amici e dire qua qualcosa dobbiamo fare. Questa tendenza c'era sia in ambiente della sinistra che in ambiente cattolico. Io vengo da Reggio Emilia, io vengo da una famiglia comunista, partigiani, i miei hanno fatto stati operai delle reggiane famose, quindi tutti licenziati, le lotte degli anni 50 e vidi questo passo, sono nato da questa cultura, una cultura comunista, e però in una terra come Reggio Emilia, dove Peppone Don Camillo, insomma c'era da una parte e dall'altra c'era la tendenza alla difesa comunque delle fasce più deboli, la difesa dei più poveri e la difesa della giustizia.
Io sono nato in quel brodo di cultura. Col 68-69 è iniziato poi i movimenti più ampi, l'idea della rivoluzione armata ha cominciato a diventare una possibilità di parola, cioè ormai manifestazioni in cui gli slogan, le parole, no, si sentivano ed erano fortissime. Lo Stato borghese sabbatè non si cambia, il potere nasce dalla canna del fucile, i riferimenti erano le rivoluzioni russe e cinese, ma anche tutti i movimenti latinoamericani, no, i movimenti separatisti dell'Europa. Questa era la situazione di fermento di fronte a un timore che allora si sentiva molto forte di un ritorno alla dittatura in Italia, perché si è circondati in un contesto, c'erano i colonnelli in Grecia, Franco e dittatori in Spagna, in Portogallo, e quindi tentativi di colpo di Stato in Italia, le bombe di Piazza Fontana, insomma tutte cose che mai appartengono bene alla storia, sono conosciute. In quel contesto c'era chi ha pensato che bisognasse opporsi. Ma la cosa di fondo della scelta, per cui io ho fatto la scelta della lotta armata, io ho fatto la scelta a 17 anni di lasciare la scuola per andare in fabbrica. Ci si riempiva la bocca di che la classe operaia deve dirigere il processo rivoluzionario, e quindi poi stavamo a scuola a far bigiare, fare casino, ho detto basta, scelgo, lascio tutto e vado in fabbrica. A 19 anni, allora la lotta, la rivoluzione va fatta con le armi, e a 19 anni ho fatto la scelta delle armi. E quindi trasformare la scelta esistenziale di fondo era di decidere una coerenza che poteva avere con le proprie idee, perché in migliaia si gridava alla rivoluzione armata nelle piazze, ma in migliaia, in decine di migliaia, voglio dire, le grandi manifestazioni, sono ancora dei documenti, sono delle cose insomma storiche comprovate, ma poi in pochi scelsero di fare la lotta armata. Io sono entrato nelle Brigate Rosse proprio perché ritenni che quella era l'organizzazione che era più coerente tra le parole e i fatti. Chiaramente questo ha voluto dire a livello esistenziale prima di tutto mettere in discussione la mia vita. Quando io ho fatto la scelta, era il 1974, andare clandestino, le Brigate Rosse avevano ucciso solo una volta, per fortuna, ed era stato un incidente qui a Padova, no? Famosa omicidio in quella sede del Movimento Sociale. L'omicidio politico era concepito ma ancora non realizzato. Quando io feci la scelta sapevo che la mia vita veniva donata per una causa e io sarei potuto finire tranquillamente. Sapevo, il mio percorso era finire prima o poi o in carcere o magari morto su quello che ritenevo il campo di battaglia. In campo cattolico, se guardiamo, c'erano state grandi scelte anche allora, che erano scelte missionarie. Mi ricordo, poi ho conosciuto persone che sono andate, hanno costruito l'operazione Mato Grosso, che anche quelle erano scelte di donazione totale della vita. Il mio errore di fondo è stato quello di appoggiarmi a una cultura che era quella che prevedeva l'opzione della violenza e quindi che arrivava a concepire anche l'omicidio politico, pensando di fare una rivoluzione che pensava a difendere i più deboli, difendere i più poveri e quindi salvare il mondo contro i cattivi, contro gli sfruttatori, contro i nemici, contro quelli che creavano le guerre. E mi sono trovato in questa spirale. No, quello dico sempre ai giovani, attenzione quando si entra dentro certe spirali, perché poi è difficile uscirne. Io ho creduto profondamente in questa causa, che deve essere una causa di liberazione, una causa giusta, ma poi ti trovi dentro una spirale in cui non ne capisci più dove sei e vai avanti in una logica di guerra. Questa era la logica di guerra. Nella logica di guerra è previsto che le persone che tu consideri nemici non sono più persone, ma sono dei simboli. Quindi le spersonalizzi, le disumanizzi, le reifichi, le rendi cosa, perché altrimenti non riusciresti a colpire, a portare
la morte a un'altra persona, e quindi hai bisogno di questo processo mentale che è la logica della guerra. Quando entri in quella logica riesci a fare quello che siamo riusciti a fare. La difficoltà, appunto, come è stata dura la scelta, difficile la scelta di... Io facevo una vita tutto sommato normale, avevo la ragazza, facevo lavoro politico, lavoravo nel Partito Comunista, cioè avevo tante opzioni, ma il fatto di andare a fare questa scelta ha voluto dire lasciare tutto e quindi lasciare una condizione di normalità dove era possibile anche protestare, ma fu tutta un'altra cosa. Una volta poi sono finito in carcere, ma anche il carcere, che sono finito proprio nel circuito delle carceri allora durissime, create apposta, no, per i detenuti più pericolosi, sia quelli di lotta armata che di criminalità comune, ed erano condizioni di vita durissime, ma questa durezza a me non mi aveva spostato, ho continuato a credere, anzi più lo Stato era duro più ero convinto che le mie idee venissero confermate, perché lo Stato era da battere, esprimeva la violenza, quindi noi dovevamo organizzare una violenza contraria e ancora più forte per abbattere lo Stato. Il cambiamento è stato, vabbè, insomma, è stato prendere atto forse che cominciavo a non identificarmi più tra quello che erano gli obiettivi finali, che erano diventati ormai puramente ideologici, a quella che era l'evidenza dei fatti, livelli di violenza altissimi, col fenomeno poi dei pentiti, si era creata una guerra fratricida tra di noi. E quindi furono periodi terribili, di cui ciò che ha favorito il cambiamento, paradossalmente, sono state, in questo contesto di altissimo livello di violenza, sia fuori dalle carceri che dentro le carceri, delle aperture. Ho avuto la fortuna di un direttore, mentre al carcere delle Vallette, che ci aprì le condizioni di vita, contrariamente a quello che era il modo di gestire. E questo fece immediatamente, paradossalmente, abbassare i nostri livelli di belligeranza. Abbassando i livelli di belligeranza, la mente si apre, ti dà la possibilità di parlare con l'esterno di più, ti rendi conto che il mondo non è più come forse era prima, che ci sono dei cambiamenti e che allora devi prenderne atto. Sono tornato al carcere dove ero, da dove provenivo, dopo 2 anni che ho girato per vari processi, dove ho preso delle condanne altissime. Sono tornato tra i miei compagni che ragionavano identici 4 cose di cui erano sicuri di aver capito il mondo, erano sempre quelle, 2 anni prima. Allora ho detto, qualcosa qui non va. E di fronte a quest'idea ho pensato, però, ho cominciato a prendere atto del cambiamento e del fallimento, quindi, perché gli obiettivi di cambiamento non c'erano più, c'era solo lo sviluppo della violenza. E prendere atto di questo è stato durissimo, questo sono d'accordo, è stato difficilissimo. È stato più difficile uscire dalla spirale della lotta armata che entrarci. Perché entrarci a 20 anni è stato duro, ma in fin dei conti la fai, spinto da un'onda che un po' ti tira, ma uscirne e quindi andare contro tutti, che si erano tutti induriti, grazie anche a quel che avevo fatto io, fatto e propagandato, è diventato ancora più difficile. È per quello che avevo pensato che la mia vita dovette chiudersi, prendendo atto della fine della lotta armata, che dovessi chiudere anche con la mia vita, che non c'era altra soluzione. E quello, ho avuto la fortuna, ho fatto uno sciopero della fame molto duro lì nel carcere di Nuoro, dove ci fu proprio un cappellano, un prete, cui noi non avevamo mai dato parola perché lo ritenevamo un elemento del sistema, no? O noi comunisti, reggiani, mangiapreti, guai. E invece fu proprio lui, questa persona umile e semplice, a preoccuparsi visibilmente di noi e ad agire. E fece una lettera pubblica
che rese pubblica ai giornali, che fu un vero scandalo, in cui si rifiutava di celebrare la messa del carcere, nella messa di Natale nel carcere, perché sei suoi fratelli stavano morendo in carcere, con questo digiuno spinto alle estreme conseguenze. E questo fu uno scandalo che andò sui giornali, smossi politici che cominciarono a dire: beh, ma allora le denunce di Amnesty International, questo, quest'altro, forse c'è qualcosa che non va, e cominciarono a cambiare. Nell'arco di 2 anni fecero la legge di riforma penitenziaria, la legge Gozzini, che cambiò paradossalmente in soli 2 anni, riguardandola oggi a distanza di tempo, tempo brevissimo, che noi sembra lungo, ma allora guardiamo ad essere brevissimo, cambiò la faccia della situazione da così a così, a dimostrazione che se si vogliono cambiare le cose, anche i politici, inutili che se la tirano uno con l'altro, se vogliono lo fanno, possono farlo. E questo ha cambiato completamente la vita di tantissime persone. Non solo il fenomeno della lotta armata si è fermato, ma poi la legge di riforma, questo grazie un po' anche alla legge sulla dissociazione, perché si dissociava dalla lotta armata, aveva dei benefici. E anche con la legge di riforma penitenziaria ha permesso a tantissime persone, io ho conosciuti tantissimi, per reati vari, detenuti per reati di rapina, di sequestro, droga e via di questo passo, che sono usciti piano piano dal carcere, hanno ricostruito la loro vita in silenzio, non hanno più riprodotto i sistemi criminali. La recidiva si era abbassata. Quindi questo è stato una cosa estremamente fondamentale. Io ho avuto la fortuna di uscire, è stato faticoso, visto che questa mi sembra che fosse la domanda, e ci ho dovuto mettere forse più energia di quanto ci ho dovuto mettere per entrare, però alla fine è stato possibile. E questa è stata la cosa più importante, che oggi, se sono qui, è anche il fatto che questa possibilità c'è stata. Devo ringraziare proprio questo Don Salvatore Bussu, che non avrei mai immaginato e pensato che questa persona avesse potuto incidere qui sulla mia e di tanti altri vita, no? E non se l'aspettava neanche lui. Però queste volte, delle volte che andare anche controcorrente, andare, no, a non aver paura anche di azioni scandalistiche, ma lui la sentiva profondamente, potesse fare dei cambiamenti totalmente inaspettati. Ecco, per rispondere, e quindi ho risposto anche all'altra domanda del cappellano, e per rispondere al ragazzo, che non mi ricordo il nome, che dice come si può creare, una domanda l'ha fatta anche ieri sera, la fanno spesso. Ma noi non possiamo, come si fa? Non c'è una ricetta, o c'è o non c'è. Se non c'è così, forse io da adulto, no? Contro quelli che mi dicono, ieri sera l'ho detto a una signora coetanea, diceva: ah, perché noi ai tempi avevamo dell'ideale, noi qua adesso quei giovani qua non c'hanno niente. Io dico, ma mi trovo spesso a parlare con dei giovani e mi rendo conto che non hanno il modo, non avete il modo di pensare come avevamo noi, però ce n'è un altro, ce ne sono tanti altri. E io come adulto non vado ad insegnare a dire come si può fare, ti do la ricetta, ti dico come si fa, perché non esiste, anche perché prima di tutto mi dovrei porre il problema cosa abbiamo lasciato noi, no? Ma cerco di capire, forse entrare in dialogo in modalità che forse sono completamente diverse da quelle che erano le nostre, e quindi con fiducia, con stima, senza abbattersi, e di vedere che il mondo, in fin dei conti, a volte basta alzare lo sguardo e il mondo è completamente diverso da come l'abbiamo visto un attimo prima. E in questo penso che anche la nostra esperienza di incontro sia, da questo punto di vista, un segno di speranza, di possibilità, che ognuno poi ne tragga le sue esperienze, le sue conclusioni, diciamo, nell'ambiente in cui si trova. Ecco, basta. Ma allora, questa parola perdono torna spesso, diciamo, in questi incontri, spesso ci viene a tutti, diciamo, chiesta questa cosa. Non so, io sono un pochino allergica a questa parola, perché è una parola un po' scivolosa, un po' crea tanti fraintendimenti, divide tra buoni e cattivi,
non lo so, io non saprei applicarla a me stessa, presuppone una bontà che io non ho, quindi tra l'altro diciamo che nell'ambito del mondo legato a questi problemi del terrorismo ha preso una piega veramente sgradevole, perché per tanto tempo c'è arrivato da parte delle forze dell'ordine, a noi familiari diciamo, da parte delle forze dell'ordine o da parte dei magistrati che dovevano concedere dei benefici, questa domanda un po' assurda rispetto a persone che non hai mai visto in faccia, ma tu l'hai perdonato perché io gli devo dare un beneficio, quindi è diventata una parola un po' troppo strumentalizzata, quindi io non ti posso dare il tu, no? Un po' troppo, non la sento mia, non appartiene a questa mia esperienza, oppure se l'ho fatto non lo so, non so di averlo fatto, diciamo così. Quello che invece di cui mi sento di più di non solo di avere una qualche esperienza, ma di averne sentito profondamente il richiamo e il desiderio, è quella frase di Gesù del discorso della montagna: amate i vostri nemici. Una frase che mi ha accompagnato dal momento in cui mio padre è stato ucciso, per tantissimi anni, come un richiamo non etico, perché per me da Gesù non mi viene mai la richiesta di caricarmi di un altro peso, di un'altra cosa. Se mi dice una cosa, me la dice perché io sia felice, perché io viva in maniera più piena, quindi un qualcosa di positivo, una proposta positiva. Dall'altro è una frase che in maniera molto interessante, anche inquietante, è legato a una sua idea di giustizia, no? All'inizio dice: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Per cui a me sta frase mi è rimasta nella mente, diciamo, e come tutte le frasi della parola di Dio lavora, cioè tu puoi anche rifiutarla, fare un'altra cosa, però intanto ce l'hai là dentro e quella c'è. Per me è stata una frase incoraggiante. A me Gesù mi piace molto, è una persona di famiglia, diciamo, nella mia famiglia, molto legata al Vangelo, diciamo, più che forse alle regole. E tra l'altro è una persona, per me è stata molto, molto significativa e molto importante durante quei 55 giorni di mio padre, perché io ho sempre avuto la certezza, in quella desolazione assoluta in cui vivevamo per mille motivi, che mio padre lì in quella prigione non fosse solo, non fosse mai stato solo, perché certamente Gesù era lì con lui, così come è con tutti noi sempre, e tanto più se stiamo nei guai, se abbiamo delle situazioni drammatiche. Quindi forse è quella che ha lavorato dentro di me, più che l'idea del perdono, che è un po', sì, appunto, un po' lontano da me. E per me è stata molto una frase molto incoraggiante e molto importante in questo nostro percorso, perché mi chiedevi, no, anche mi chiedevano da laggiù. Se le persone a me care mi sono state vicine in qualche maniera, io ho avuto timore per le persone a me vicine di fare questo percorso, perché ho paura di offenderle, di ferirle ulteriormente, di creargli degli altri problemi. E infatti inizialmente io la proposta di Guido l'ho rifiutata in un primo tempo, proprio per questi motivi, e perché sentivo molto profondamente il fatto che era una scelta di tradimento nei confronti delle persone come me, che non hanno questo sentimento, questo desiderio di conoscere, di avvicinare, di guardare, anche di sputargli in un occhio, ma di
comunque di essere con loro, di considerarli delle persone con cui si può parlare. Io sapevo che ero un traditore, però mi incoraggiava questa frase che mi viene da Gesù: amate i vostri nemici. Allora forse non sto facendo qualcosa di tanto sbagliato, perché comunque è difficile andare contro quella che negli anni diventa anche una tua identità, no? Franco giustamente parlava della disumanizzazione che si fa degli altri se li vuoi uccidere, e che fai anche di te stesso nel momento in cui ti guardi soltanto come un soldato che uccide invece che come una persona complicata che è fatta di tante cose. Lo stesso, questo cammino, questa disumanizzazione si riverbera poi a catena sugli altri, per cui io sono una vittima, mio padre è una vittima, quindi io sono una vittima, se sono una vittima devo avere un certo comportamento, ho una certa identità che è fatta di dolore, di odio e di chiusura, eccetera eccetera. E quindi però tutti ci affezioni anche alle identità negative, per cui un cammino di questo genere ti richiede di abbandonarla, questa identità. Quindi forse a me ha aiutato più questo amate i vostri nemici, cosa che poi paradossalmente questi nemici si sono trasformati in persone, perché appena li guardi in faccia sono persone con dei sentimenti come te, vecchi come te, eccetera eccetera. E piano piano per me sono diventate delle persone care. Quelli della mia famiglia non si sono particolarmente, non è che ho avuto un appoggio, però io sono molto molto solipsista in certe cose, cioè per me era giusto farlo, io l'avrei, a quel punto una volta deciso sarei andata avanti comunque. E perché superi la difficoltà? Perché comunque è difficile, perché tu entri in una stanza, vedi delle persone che sei abituato a considerare in un certo modo e ti senti fuori posto. Che cosa ci faccio qui? Perché sto qui seduta vicino a lui o vicino a Adriana o vicino a Valerio, Andrea, perché gli sto parlando? Forse non è il mio posto. La difficoltà è fatta anche dell'ascoltare cose che sono cose difficili, cioè quando loro mi spiegano che hanno ammazzato mio padre per amore, per me insomma è un po' una cosa complicata. Si chiedeva perché uno va avanti in quei momenti difficili. Va avanti secondo me primo perché ha capito che se vuole vivere deve andare avanti, non ha un'alternativa, non c'è un altro modo per riprendersi la propria vita che andare avanti su quella strada. E riprendersi la propria vita significa anche restituire alle persone che ami una parte importante di te che se no non raggiungeranno mai e desiderano invece raggiungerla. Ma mano a mano quei momenti sono difficili, ma sono momenti veri, e tu ti appassioni a questa pienezza di vita, a questa verità di vita che con tanta fatica gli uni e gli altri, i nostri mediatori e i giovani che l'hanno divisa con noi stanno vivendo, perché comunque quella è una parte della vita che si disvela. Allora se ti piace la vita ti deve piacere anche quando è veramente tanto, tanto complicata. E poi devo dire che io ascoltando i loro racconti ho capito il loro dolore, ho capito tante cose di loro e mi sono appassionata di loro, ho provato affetto per loro. E no, caspita, noi qui ce la dobbiamo fare, perché pure voi dovete riprendervi la vostra vita. E quindi se ti appassioni a questo gran groviglio, alla fine, anche se è difficile ascoltare, anche se ti devi disarmare imparando da loro a disarmarti, c'hai voglia assolutamente
assolutamente di andare avanti. E i miei cari, che vi devo dire, i miei fratelli non mi hanno tolto il saluto, per me questo è già una cosa importante, non si sono arrabbiati. E i miei figli, con i loro tempi, i loro modi, hanno capito questa cosa strana che faceva la madre, e hanno poi anche loro in qualche maniera partecipato, ognuno a suo modo, a questo percorso, e hanno trovato anche loro delle risorse a tante domande che magari avevano, cose che volevano capire, e credo che anche loro abbiano un affetto per questi strani personaggi. Ci dicono dalla regia che alle 16:30 doveva prendere posto un altro panel, e quindi c'è solo una cosa però che non possiamo lasciare appesa, ve la dobbiamo, e c'è la risposta a una domanda da parte di Franco, e poi grazie davvero per la vostra attenzione. No, Franco diceva che dobbiamo rispondere a una domanda che è rimasta ancora sospesa. C'è la signora che diceva come superare i momenti duri. In parte l'ha detto Agnese, in parte mi permetto di dire che nella cornice della giustizia riparativa quei momenti lì sono superabili, perché c'è qualcuno, in questo caso sono i mediatori, che sono presenti, che sono equiprossimi. Quindi che non prendono le parti dell'uno e dell'altro, ma che rimangono in questa posizione di equivicinanza con entrambe le persone, e consentono attraverso uno stile di non giudizio, di permettere alle persone di dire quello che hanno dentro. E quindi anche le cose indicibili, le cose più mostruose che uno porta dentro, nel momento in cui le può dire, diventano incontrabili. E quindi se diventano incontrabili diventano anche più umane. Un esempio forte di questo mi viene in mente di recente lettura, non so se l'avete letto, il libro di Gemma Calabresi Milite, La crepa e la luce. Lei racconta per la prima volta in questo libro il fatto che appena era successo l'omicidio del marito, lei andava tutte le sere a letto, e in quello spazio di tempo, fra quando si sdraiava e quando faceva effetto il sonnifero, lei pensava a come vendicarsi della moglie, della morte del marito, e quindi immaginava di mettersi una parrucca, di truccarsi, di andare a incontrare queste persone, dire che era una di loro, e poi avrebbe chiesto chi ha ucciso Mario Calabresi, loro avrebbero detto sono stato io, e a quel punto lei avrebbe tolto dalla borsetta una pistola e l'avrebbe ucciso. E lei dice che per tantissimo tempo questo pensiero l'ha accompagnata, e lei l'ha anche temuto molto, perché si sentiva in colpa di pensare questo. E lì ha trovato la forza di dirlo, e dicendolo la cosa si è in qualche modo anche stemperata. Quindi il non giudizio è sicuramente una caratteristica che consente questa possibilità, e sentire anche, in questo caso del gruppo dell'incontro, il supporto empatico delle persone vicine. La grande intuizione di questi mediatori è stata di invitare appunto persone terze, perché si rompesse un po' il rispecchiamento fra la vittima e l'autore di reato, e non continuassero a guardarsi rimettendosi in categorie. Quindi creare una triangolazione consentiva di spezzare questo meccanismo. Esistono delle esperienze. Questa esperienza è un'esperienza che è nata, diciamo, ai bordi dell'istituzione, nel senso che è stata per la generosità di tre persone che hanno dato vita a questa avventura in modo totalmente gratuito, dedicandoci tempo, risorse e la vita, mettendoci la vita stessa. Però ci sono anche delle esperienze di giustizia riparativa istituzionalizzate, esistono dei centri di mediazione su tutto il territorio italiano, uno di questi ad esempio il centro di Bergamo, che si occupa di questi percorsi e che dialoga con le istituzioni giuridiche. Ecco, scusate se dobbiamo tagliare, ma ci fanno pressione perché c'è un altro incontro che doveva iniziare un quarto d'ora fa. A proposito delle reti di centri di giustizia riparativa, c'è il centro di Milano, ma qui in Veneto ci sono centri di giustizia riparativa, a Padova, direi anche a Vicenza, sì.
e ne apre un altro a Vittorio Veneto. Quindi in Veneto già ci sono queste tre iniziative, a partire da lì, in Italia poi un po' a macchia di leopardo, ma insomma centri ci sono e quindi si può fare riferimento. Sempre più tribunali, sempre più giudici colgono questa opportunità della giustizia riparativa anche come strumento complementare per l'efficacia dei meccanismi della giustizia penale. Grazie.